Ecco, adesso qualcuno mi spieghi come possiamo mettere tutto questo in uno shop online. Perché adesso, ok, si va di shop online, molto bene. Facciamo tutti uno shop online e tutti dei piccoli Amazon. E non è facile per chi non lavora con dei beni standardizzati, con i codici a barre, dove la roba entra, esce, zac, zac e via. Però, insomma, pare che si debba fare in un qualche modo, perché tutti gli studi dicono che il consumo è veloce, devi catturare l'attenzione con una foto, mettere subito la cosa. Puoi pagare, posso spedire, spedisco in frettissima, ti arriva tutto, va bene. Ok. Però ecco, da noi c'è anche un aspirapolvere, questo non c'entra, è l'igienizzante a vapore. Noi, ecco, faremo o stiamo facendo uno shop online che è qualche pezzo per ogni autore, per così far vedere un po' quelli che possono essere il lavoro dei singoli autori. A mo' di esempio, però stiamo parlando qui di, diciamo, di pezzi unici o al massimo, insomma, piccole serie, niente a che vedere, diciamo, con l'industrializzazione della produzione. Questo è sfocato, è l'esatto contrario, perché potremmo poi decidere, così mettiamo tutto in un magazzino, facciamo anche noi dei codicini a barre, ogni giorno mettiamo qualcosa e via. E invece no, invece i luoghi sono importanti. Cioè, questo è il nostro lavoro, è il nostro luogo. Ci si diverte a creare abbinamenti, suggestioni a noi per prime. Poi le cose bisogna toccarle, provarle. Perché la materia la fa da padrone qui. E non ci sono riferimenti, non ci sono le mode, c'è solo il gusto personale e basta, di ognuno di noi. Niente, non so, è uno sproloquio che forse non ha senso, eh? Però mi sta venendo anche il mal di mare a me.
E quindi adesso mi stoppo.